Amici di TV Violar, buonasera a tutti, bentrovati dal campo 2 del TC Violar, dove questa sera va in scena un match inedito fra Terminator Conte in maglia scura che arriva da noi, minaccioso con la sua racchetta, e Jean-Jean Federer in maglia bianca, reduce da Wimbledon anche lui come Merdacciarelli dall'altra parte della rete. Il match è inedito soprattutto perché i due atleti in campo hanno da poco lasciato le loro precedenti attività. Cioè, Jean-Jean Federer ha finalmente appeso al chiodo lo strumento del mestiere che lo ha reso famoso nel cinema Luci Rosse, mentre Terminator Conte ha da poco finito di esaurito il suo debito con la giustizia, e finalmente nuovamente un uomo a piede libero, e quindi ha deciso di dedicarsi a picchiare palline da tennis piuttosto che altri esseri umani, come ha fatto per lunghi decenni, noto picchiatore della banda della Magliana. Adesso ha deciso di rifarsi una verginità e quindi si dedica al tennis con risultati notevoli, diciamo, soprattutto perché nessuno dei suoi avversari ha mai niente da eccepire alle sue chiamate. In questo momento comunque il risultato è 1-0 Terminator, che ha tenuto il primo servizio del match, mentre Jean-Jean è al servizio. Il risultato in questo game me lo sono perso, ma adesso ce lo facciamo dire. Non va la prima. Risposta lunga. Terminator non riesce a controllare la potenza. 30-15? 30, 15-30, 15-30, quindi Jean-Jean è già un attimo in salita in questo inizio game. Vediamo un po'. 15-30. E altra risposta lunga di Terminator, che non controlla il servizio esterno di Jean-Jean. 30 pari. Jean-Jean Federer, che come tutti saprete ha cominciato la sua luminosa carriera nel cinema Luci Rosse. E qui terza risposta consecutiva sbagliata di Terminator, che si nervosisce, ed è 40-30. Diciamo, Jean-Jean ha iniziato la sua luminosa carriera nel cinema Luci Rosse come controfigura di John Holmes nelle scene più dure, dopodiché ha deciso di mettersi in proprio e i risultati gli hanno dato ragione. Adesso vediamo se riuscirà ad avere altrettanto successo nel mondo del tennis. Questa è larga. E questa è lunga, doppio fallo, peccato, palla dell'uno pari, e invece ci troviamo nuovamente in parità. Terminator si lamenta, dice una sequela di errori. In effetti questo inizio match è così, ma si sa che quando la potenza è tanta all'inizio c'è bisogno di controllarla, di riscaldarsi. E questo è molto bello, strettino di dritto all'incrocio delle righe del servizio, e quindi nuovamente breakpoint a favore di Terminator Conte in maglia nera e cappellino bianco. Jean-Jean serafico come sempre, il suo body language non tradisce nessuna incertezza. Serve lanciandosi la palla a 8 metri di altezza, infatti non la recupera, ci riprova. Back. Palla molto. Questo è veramente. Beh, grande scambio, ragazzi! Grande scambio. Hanno preso ciascuno una palla col back di rovescio che sembrava destinata al vincente. E poi l'ultimo tocco di Terminator è stato imprendibile. Quindi break. Abbiamo break in vantaggio 2-0 subito per il nerboruto giocatore in maglia scura. Anche qui la prima difetta, e la seconda non è da meno, quindi anche lui ha il suo primo doppio fallo nel proprio tabellino, e quindi è 0-15, match all'insegna dello spettacolo più grande fino adesso. 0-15 net.
No, ho sentito solo io. Ah no, ho sentito anche Terminator. Sì, confermo. Match tra sordi. 0-15, prima di servizio. Risposta controllata in back. Il back di Jean-Jean è incisivo, però comunque Terminator si fa trovare pronto. Un vincente di dritto inside out per il 15 pari. Noi sappiamo che voi tutti siete orfani del Pippero, ma non disperate perché il nostro eroe tornerà quanto prima sugli schermi di TV Vialar, ma naturalmente la sua fama lo costringe a numerosi impegni extra tennistici, quindi non può essere sempre dei nostri. E intanto grande scambio anche qui, esce una palla cortissima a Terminator Conte, e che Jean-Jean comunque riesce a rimandare di là, ma dopodiché non ha speranze. Quindi 30-15, attenzione, perché il match potrebbe già aver preso una sua china decisa. Nel frattempo a New York scende in campo Jannik Sinner contro Draper, ma chiaramente chi è ecco, bellissima palla corta di Terminator, 40-15. Dicevamo che chiaramente chi è interessato a vedere grande vero tennis, chi ammira il talento e la classe dei giocatori, non può che essere sintonizzato su TV Vialar in questo momento. Terminator 40-15, due palle del 3-0, la prima non passa. Buona la seconda. Pallontone. Smash e palla a rete. Comunque si difende Terminator, Jean-Jean fa il possibile, ma comunque il suo back velenoso di rovescio sembra offendere Terminator Conte meno di tanti altri giocatori, per cui se viene disarmato di quest'arma impropria, Jean-Jean certamente fatica di più. Fra l'altro sul campo 2 il nubifragio dell'altro giorno, il tornado dell'altro giorno, ha sradicato, come potete vedere, un palo della luce che è stato sostituito così alla bella e meglio in attesa che poi venga reimpiantato, per cui la visibilità è buona ma non ancora ottimale, però insomma sicuramente non si può addurre nessuna scusa in merito. Adesso vediamo Jean-Jean che si deterge il sudore, riflette su questo inizio match assai in salita e verrà a servire per cercare comunque di mantenersi in carreggiata, perché chiaramente se dovesse perdere anche questo servizio Terminator sul 4-0, che intanto chiaramente mira alle telecamere TV Vialar perché forse non gradisce più di tanto essere ripreso, insomma, possiamo anche capirlo, insomma. Visto il suo passato, insomma, le telecamere possono non fargli troppo piacere. Comunque Jean-Jean, eccolo qua, servizio. Niente, suo lancio a casaccio. La prima non entra, net, due palle. Niente. E questa volta è a rete, un dritto facile, un gratuito, uno dei pochissimi gratuiti di un giocatore di rara solidità come Terminator Conte. E comunque 15-0. Jean è concentrato, ha il suo body language non tradisce nessuna emozione. Questa è lunga, tentava il kick a uscire, ma la palla è uscita di un po'. Seconda di servizio. Buona la seconda, incisiva. Terminator controlla. Questa è deliziosa. Palla corta, back di rovescio che muore dopo la rete. E quindi è 30-0. Jean-Jean non fa una piega, come se lo facesse tutti i momenti. Questo colpo. Bella la prima. Pallolettone alla Mertacciarelli, Terminator smash fuori di una spanna. 40-0, qui è stato un pochino pretenzioso il nostro
fisicatissimo giocatore in maglia nera. 40-0, tre palle dell'1-3. Eccola qua, facile, tiene autorevolmente il servizio e toglie quello zero dalla casellina che certo non gli piaceva. Jean-Jean, due parole per Thibaut Bialard? Oui, c'est moi. Ah, oui, c'est moi. Va bene, sei un po' come Catherine Deneuve. E beh, d'altronde lui se sa, se come sa, se Jean-Jean. E la palla esce, è fuori, ma io ho vista fuori, l'ha chiamata lui, io l'ho vista fuori di una spanna, vabbè, non discutiamo le chiamate dei Terminator, meglio così, non ci permetteremmo mai. 0-15. È un back molto incisivo, ma Jean-Jean riprova e ottiene nuovamente il punto con questo becchettino corto lungo linea che muore un metro dopo la rete, che gli ha dato il punto due volte su due. Chiaramente palla di una che richiede un braccio di una delicatezza assoluta, ma d'altronde la mano educata di Jean-Jean la conosciamo tutti, anche se poi insomma non è l'unica parte del suo corpo che molti di noi hanno avuto modo di apprezzare. Ah, e qui ritenta il colpo che gli ha dato fortuna due volte su due, ma arriva un pochino pesante in ritardo, colpisce male la palla che non arriva quasi neanche a rete. 15-30, no? Constant, giustamente in francese, se no non capisci. Constant. Niente, questa prima bisogna chiamare chi l'ha visto. Ah, grandissimo fair play, arrivava una palla tra i piedi di Jean-Jean, lui ha interrotto Terminator nell'arco, nel movimento della seconda, e offre naturalmente di servire due palle. Terminator non si fa pregare due volte, riserve la prima, naturalmente la mette a rete, forse era inutile comunque. Ecco qui, seconda di servizio, palla corta, Jean-Jean si avventa come un rapace e grandissimo passante di Terminator, che non si spreca a fare un qualunque pallonetto alla Merdacciarelli, ma decide di fare un vincente di quelli davvero uomo. E quindi 30 pari, Jean-Jean è andato vicino alla palla break, però poi Terminator si è difeso. 30 pari. Molto buona la difesa di Jean-Jean, che alza un pallonetto. E un'altra palla corta, deliziosa, deliziosa. Qui è veramente un derby tra ricamatori, possiamo dirlo. Un derby dell'uncinetto tra Jean-Jean e Terminator. E quindi è vantaggio Terminator, che ha la palla del 4-1 in questo momento. Attenzione. Gli entra anche la prima, il solito dritto inside out. Ah, la palla rimbalza male e infatti Terminator non riesce a gestirla e quindi è parità. In questo caso fortunato Jean-Jean, perché era un'occasione buona per Terminator, ma la palla gli muore un po' rimbalzando su un campo che ha preso molta acqua nei giorni scorsi e quindi un po' ne risente. Parità, Jean-Jean molto aggressivo, non c'è bisogno, pertanto la prima non entra mai. Ah, che qui tenta ancora il colpo famigerato, un becchettino alla Jean-Jean, ma pure qui. No, vantaggio interno. Ah, sì, ci prova, scusate. Serve da destra, però poi vuole il game. Beh, no, hai servito da destra. Hai servito qua sul pari, ma... Abbiamo anche le prove cinematografiche.
lui ci prova, è abituato a non farsi contestare, a fare di tutto sul campo, tanto chi può mai permettersi di contraddirlo, però in questo caso abbiamo prove documentali che dicono che è vantaggio interno. Jean-Jean si difende con una palla alta, mezzo smash di Terminator, palla corta, Jean-Jean arriva pesante come un cavalitto in versione invernale e quindi è 4-1. E attenzione, qui Terminator ha fatto un gratuito, crediamo, nell'arco dei primi 5 game del match, per cui è certamente un giocatore che quando è in serata è assai complicato da affrontare. Tant'è che Jean-Jean in questo momento è assorto in preghiera, e lì fa finta di sgranare un rosario, dice le preghiere, quattro Ave Maria, cerca di concentrarsi, di chiamare a sé lo spirito del Vaticano qui dietro le nostre spalle. E noi siamo circondati, abbiamo la chiesa a sinistra, il Vaticano a destra, le suore dietro, per cui ambiente più spirituale di questo non si può. Eccolo qui, Terminator, due parole per TV Vialar. Abbiamo raccontato che tu hai appena finito di scontare il tuo debito con la giustizia e quindi sei finalmente un uomo libero nuovamente e ti dedichi alla tua seconda grande passione, che è quella di picchiare palline da tennis. Troppo buono, no? Penso che la qualità sia un po' modesta, però. No, tu sei troppo modesto, stasera sei... Non riusciamo ad offrire. No, tu sei un giocatore di grande solidità. Hai fatto un gratuito in 5 game, non è da tutti, però buttalo via. Siamo un Deminaur, ma molto... Un Deminaur, ecco, sì, ecco, per essere modesti, giustamente, si paragona a Deminaur. Mutatis mutandis. Cambiate le mutande di Deminaur, lui è... Ah, sei un po' più alto di Deminaur, forse. Però stesso gioco... Sì, sì, uguale, infatti diciamo, di spalle vi confondo. Mediocre regolarità, diciamo. Sì, se non fosse per il pizzetto vi confonderei anche. Per cui... Sì, vabbè, ma insomma, particolari, insomma, alla fine è un po' come Federer e Dimitrov, insomma, il tennis è quello. Jean-Jean al servizio sull'1-4. Net, ripete la prima. Anche il dettaglio del rovescio, una mano. Rovescio a una mano, giustamente. Allora, non è molto Deminaur, però... dritto a rete, Jean-Jean è forse un po' scorato da questo inizio match in cui comunque vede che il suo avversario non regala nulla. Certo, questo non depone alla serenità di spirito di ogni giocatore. 0-15. Prima molto angolata, grandissimo back, molto 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 tagliente, davvero un back da quelli che... da bisturi, di quelli che se lo tocchi ti ferisce, tanto è tagliente, e quindi è 15 pari. Altro tentativo di palla corta, ma Terminator arriva con facilità, ma la palla è fuori. È arrivato facile, leggero sulla palla, ma poi non ha controllato la strepitosa potenza e ha messo lungo. Quindi 30-15, Jean-Jean. Di nuovo net, di nuovo prima di servizio. Pallonetto siderale, che però è buono il tentativo di smash. Qui Terminator si muove bene, poi invece tira un rovescio a mezza rete, evidentemente anche lui sbaglia ogni tanto. Scuote la testa, infatti due gratuiti in un set per lui sono fuori, sono veramente sopra la media. Comunque la pressione delle telecamere comunque... incide, questo lo sappiamo per tutti quanti. E questa è lunga e quindi è 15-30?
40-30, io faccio fatica a tenere il punteggio. È molto bello, riga, incrocia, molto bello questo back. Terminator si difende in maniera egregia, Jean-Jean non chiude e quindi lo scambio ricomincia. Palla corta, molto bella, e questa volta è tutto suo il merito di questo punto. Intanto una pallina è fantasticamente riuscita a finire in un secchio pieno d'acqua, complimenti, se ci riprovavano 500.000 volte non ci riuscivano. Hai visto una pallina è finita nel secchio d'acqua? Là, sotto il pilone, lì. Luca, una pallina è finita... Qui intanto Jean-Jean ci spara palline addosso, evidentemente, comunque... Nell'acqua, sotto il palo della luce. Niente, Jean-Jean va a caso, girovaga, senza meta, si tocca il naso. Ecco, adesso si incammina verso il palo, forse ha capito. Totun, totun, eccola qua, trova la pallina inzuppata. E niente, quindi questa la useremo la settimana prossima. Va bene, quindi si gioca con tre palle, 4-2, Terminator al servizio. Jean-Jean, questa è molto bella, molto bella. Jean-Jean qui secondo me sta difettando tatticamente, perché sta mettendo in pratica il solito gioco che lo vede spesso favorito nei confronti di giocatori di potenza ma molto fallosi. E in questo caso lui alza palle lente alla Merdacciarelli, ma ecco, è molto bello questo. Terminator si difende ma non riesce a rimandare la palla là. Diciamo, Jean-Jean se non diventa più aggressivo si mette da solo in gabbia, perché cercare di giocare a chi sbaglia meno con Terminator Conte è un gioco che paga poco. 15 pari. Sì, sembra proprio De Minaura, eh? Questa è lunga, o comunque lui così la chiama e nessuno si può permettere di contestarla questa chiamata. Jean-Jean è molto seccato ma non dice nulla. Pallonettone, buona difesa. Un'altra palla corta, scende, questa volta riesce nell'impresa di sorprendere Terminator. Certo, però deve continuare a farla con questa perfezione la palla corta, perché comunque Terminator si muove molto bene, quindi non è così facile prenderlo di sorpresa con una palla corta. Però intanto ci è riuscito più di una volta Jean-Jean. Eccola un'altra, questa è un po' lunga, contro palla corta, e qui mi sa che abbiamo il secondo rimbalzo, sì. E in questo caso, come dicevamo, la palla corta la devi seguire perfettamente, altrimenti ti condanni al patibolo. Vantaggio interno, e quindi palla del 5-2 Terminator, vediamo un po'. È molto bello questo inside in, a chiudere il game, che non accetta discussioni, non ammette contestazioni. 5-2 Terminator, e Jean-Jean se ne torna lemme sulla sua panchina, si deterge il sudore e riflette sulle questioni epocali che lo assillano in questo momento, tipo: ma come gli devo giocare a questo che non sbaglia mai? E Jean-Jean, come darti torto, non è facile quando trovi un giocatore molto solido, un giocatore poi
4-3 Sinner, intanto ci dice Jean-Jean, che riesce contestualmente a giocare il match lui e a seguire anche gli US Open. Beh, insomma, gli fa onore seguire il tennis minore anche quando lui è impegnato a questo livello, però insomma. Tanto Jean-Jean beve, Terminator se la ride, molto sereno, rilassato, se la sente calda. Jean-Jean si soffia il naso nell'asciugamano, cosa che io non ho mai visto fare in tanti anni che seguo il tennis, però c'è sempre una prima volta. Intanto qui siamo sempre bersagliati di palline, forse è un messaggio neanche troppo velato. Jean-Jean al servizio per restare nel set, 2-5, vediamo un po' se si inventa qualche cosa per cambiare un po' le sorti di questo primo set. Per ora niente, perché la prima continua a non entrare, percentuale bassa di servizio sulla prima, vediamo la seconda se riesce a essere abbastanza incisiva, talmente incisiva che esce di un metro, e quindi 0-15, partiamo col piede sbagliato, Jean-Jean. Ne avete tre di palle, eh? Perché una è fracica, però ne è sparita un'altra, per cui sono rimaste due. Sono rimaste due palle, qui potenti mezzi. 0-15. Molto bella questa prima esterna, su cui Terminator si allunga, ma non riesce a rimandare la palla da quest'altra parte del campo. 15 pari. Hanno perso una pallina, una l'hanno bagnata. E quindi... E quindi giocano anche con quella bagnata, quando si fa di necessità virtù. 15 pari. Niente, cerca una prima di potenza, ma non passa. E questo pure doppio fallo, purtroppo niente da dire. Il secondo doppio fallo di questo game, chiaramente la tensione si fa sentire. Intanto, amici di TV Vialar, volevo ricordarvi che sta per partire un grande concorso a premi. E il milionesimo iscritto di TV Vialar riceverà in premio una maglietta con su scritto "Faccio più doppi falli del Pippero", oltre a una pallina sgonfia firmata da Merdacciarelli, autografata. Quindi ragazzi, grossi premi, non fatevi mancare questo concorso. Tanto buona la prima. E questa è lunga, Terminator ha un'occasione importante per portarsi avanti e invece spreca la risposta a una seconda molto facile, 30 pari. Finalmente, eccolo qua, e questa esce, finalmente entra una palla da destra, Terminator si fa sorprendere da questo evento e non riesce a rimandare dentro. 40-30, palla del 3-5, Jean-Jean. Sul nastro anche questo. Regalone di Terminator, e quindi è 5-3 il servizio. Terminator che adesso va a cercare la pallina dispersa, l'ha trovata subito, vedi, quando uno ha personalità da vendere anche le palline obbediscono. E quindi Terminator Conte al servizio sul 5-3. Jean-Jean ha tenuto abbastanza facilmente il servizio nel turno precedente, vediamo un po' se Terminator si era solo concentrato sul suo turno di servizio. Altra palla corta, Jean-Jean ci arriva molto 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 lento, però si è fatto sorprendere, e quindi è 15-0. Anche qui fa fatica a piegarsi,
meno rigido del Pippero, ma insomma riesce a malapena ad arrivare alla palla, e quindi è 30-0, 30-0, e quindi a 2 punti dal set Terminator. E questa è lunga, è buono il rovescio, il dritto di Jean-Jean, ficcante lungolinea che mette in difficoltà Terminator, e quindi 30-15. 30-15, 30 counts anzi, per Jean-Jean, se no non capisce. La prima esce di mezzo metro. Jean-Jean molto concentrato, questa è brutta, peccato perché questa era una palla molto facile per lui, ma la tensione c'è, si taglia con il coltello, la posta in palio è enorme, quando siamo sul 30-15, 40-15 in questo momento, quindi due set point, terminato. Jean-Jean si rammarica, attenzione, arriva una palla, questa volta non gli fa fare due palle, sul set point anche il fair play conosce i suoi limiti, e quindi seconda di servizio per Terminator. E questa è lunga, peccato perché aveva gestito abbastanza bene lo scambio Jean-Jean, è molto seccato, il body language in questo caso è eloquente, va al cambio campo e il primo set viene aggiudicato da Terminator Conte. Va bene amici di TV Violar, allora come di consueto i soci pay, gli utenti pay possono seguire il resto della partita in diretta via streaming, via satellite, mentre agli iscritti del canale noi diamo appuntamento alla prossima, chiediamo di partecipare numerosi al concorso che fornirà ai vincitori gadget strepitosi, assolutamente introvabili, tipo io c'è un'altra maglietta con scritto ho imparato il servizio da Merdacciarelli. Comunque detto questo, non sveliamo troppi segreti, e mentre i due atleti tornano in campo noi vi diamo appuntamento alla prossima. Amici di TV Violar, per il momento è tutto, e a risentirci a presto. Ciao a tutti.